immortali, gli invincibili, il calcio totale. A cavallo tra gli anni 80 e 90, il Milan non si limita al successo, va oltre. Il rossonero si mescola con l'arancio, con un trio da leggenda, che vince tutto, mettendo una smisurata qualità in campo al servizio di una squadra di campioni. Passando da Sacchi a Capello, Van Basten, Gullit e Rijkaard cambiano le regole del gioco, dominandolo. Negli anni 80 tornano ad aprirsi le frontiere, dopo la chiusura dovuta alla debacle del Mondiale 1966. Nell'87, all'arrivo di Sacchi, gli stranieri tesserabili sono due. Il Milan libera gli slot di Atley e Wilkins per acquistare due talenti olandesi, Marco Van Basten dall'Ajax e Ruud Gullit dal PSV. Amsterdam e Eindhoven, le due grandi rivali dei Paesi Bassi, si privano dei loro gioielli, che splenderanno a San Siro in tutta la loro luce. L'anagrafe potrebbe ingannare, scrive Marcel, mentre la storia dice Marco. Il percorso italiano di Van Basten è nel destino. Così come il nativo Rudy Dill passerà agli annali come Ruud Gullit. Marco il calcio lo ha nel DNA, figlio di un giocatore ed erede del maestro Johan Cruyff. In un ruolo chiaro, il centravanti. Ruud, invece, è una forza della natura, travolgente e leggiadro in ogni zona del campo, dalla difesa in su, da libero o da attaccante. Un jolly atipico. Il tulipano nero è sempre prezioso, una personalità mai banale, universale. Le treccine lo rendono inconfondibile, elevandolo a icona a 360 gradi di esuberanza calcistica e non. L'opposto del cigno di Utrecht, aggraziato e raffinato nelle giocate quanto nel quotidiano, più schivo e meno avvezzo ad essere messo su un piedistallo, alle pieghe della moda o dello shopping. Il calcio è l'unico credo con il culto della vittoria. Come un artista rifugge la parte del divo per essere riconosciuto per le sue opere, gol inimitabili, perle rare, abbaglianti. Stagione 87-88, il Napoli di Maradona vuole il bis scudetto, ma incontra sulla sua strada un avversario trasformato. Sulla panchina rossonera siede Arrigo Sacchi, in campo ci sono Van Basten e Gullit, oltre ai tanti talenti italiani che avrebbero fatto la fortuna del Milan per le annate successive. A Pisa il primo atto della storia, dove segnano entrambi, un avvio entusiasmante a cui segue un sinistro presagio. Destra è invece la caviglia che tormenterà Marco, che nella sua prima stagione è comprimario a causa dei suoi problemi già emersi ai tempi dell'Ajax. Gullit alza il pallone d'oro 87 e trascina il Milan al successo, l'undicesimo scudetto in cui sono decisive proprio le vittorie sui partenopei. Nello scontro diretto al vertice in un San Paolo di Napoli pieno all'inverosimile arriva il 2-3 che decreta il sorpasso. Van Basten torna in tempo per il duello e lo fa con la firma decisiva sul primo titolo condiviso, l'inizio di una lunga serie. Questo è un esempio come si gioca a calcio. Nell'estate dell'88 si apre la possibilità di un terzo tesseramento straniero. Sacchi spinge per un nuovo innesto olandese e la spunta. Arriva un altro prodotto del vivaio dei lancieri di Amsterdam, Franklin Edmundo Rijkaard. Con Gullit condivide l'origine familiare dalla Repubblica del Suriname e l'impossibilità di rinchiuderlo in una sola posizione tattica. Un tuttocampista, nato difensore, devastante con i suoi inserimenti offensivi. Con lo scudetto cucito sulle maglie, il diavolo torna ad assaporare di nuovo la dolce atmosfera della Coppa dei Campioni. La formula dell'epoca era chiara, eliminazione diretta sempre, fin dal principio, ogni stecca poteva significare l'amaro addio. Ai gol di Van Basten si uniscono partite che trascendono l'epica, dalla nebbia di Belgrado e la relativa lotteria dei rigori chiusa da Rijkaard fino all'apoteosi. Per la gloria servono imprese, bisogna battere i migliori. C'è il Real in semifinale, a Madrid Van Basten mette il primo sigillo con una torsione d'antologia, con il tocco di buio che non cancella il gesto leggiadro. Quel colpo di testa mette un primo mattoncino nell'1-1 al Bernabeu, ma ciò che accade al ritorno è leggenda.
San Siro è il teatro di una goleada fragorosa. 5-0, tutti e tre gli olandesi a segno, quello di Van Basten con una costruzione tutta orange. Quell'arancio spremuto in ogni energia, in ogni sua qualità, diventa un succo magico, in grado di estasiare i tifosi del Milan. Madrid alle spalle, Barcellona come palcoscenico di una nuova lezione. Lo Steaua cede il passo alle doppiette di Gullit e Van Basten. 4 gol per la terza coppa dalle grandi orecchie del club rossonero. Van Basten vince la classifica cannonieri e alza il pallone d'oro. Van Basten, Gullit, Rijkaard non diventa soltanto il trio degli olandesi del Milan, ma il podio dell'edizione 1988. La dimostrazione dello strapotere, dell'eccellenza tra le mani del Milan. Nel mazzo delle scelte di Sacchi, oltre ai tulipani, sbocciano i rigogliosi prodotti del vivaio azzurro, in un mix eccezionale, un bouquet rigoglioso di intelligenza collettiva che premiava ed esaltava sia il gruppo sia i singoli che ne facevano parte. Nell'89, complice l'infortunio di Gullit, sarà Franco Baresi ad integrare il podio. 2 anni di fila con le prime 3 posizioni per lo stesso club, un record tuttora ineguagliato. Sono contento di far parte di questo Milan, non sono tanto contento, penso che possiamo anche essere orgogliosi. I gol nelle finali diventeranno una ricorrenza costante, i successi pure. Memorabile il 1989, 4 trofei in un solo anno solare. Alla prima storica edizione della Supercoppa italiana seguono la Supercoppa europea e la Coppa intercontinentale, guadagnate grazie al trionfo in Coppa dei Campioni. Il bis internazionale del 1990 consegna al mondo la conferma degli immortali. Rijkaard decide sia la finale contro il Benfica a Vienna, sia il trionfo mondiale a Tokyo contro l'Olimpia. Saranno 10 trofei condivisi dal trio, con 8 finali vincenti che portano una griffa olandese. Alla squadra più bella del pianeta resta un'unica idea: spadroneggiare con la stessa maestria anche in campionato, messo un po' da parte all'altare dei tornei oltre confine. Io faccio parte della squadra, sono molto contento di giocare in questa grossa squadra. Tutti aiutiamoci, in questo ci vede in campo. Sacchi chiude il suo ciclo e consegna le chiavi a Fabio Capello, stagione 1991-1992. Il Milan non ha la piacevole distrazione delle coppe e si concentra interamente sulla Serie A, lasciando intendere di voler fare la voce grossa fin dalle prime battute del campionato. L'allenatore è cambiato, ma l'ossatura e soprattutto l'ossessione di vincere no. La marcia è inarrestabile. Van Basten, già capocannoniere nell'estate del 90, migliora i suoi numeri, passando da 19 a 25 gol. Ma è la squadra intera a dettare legge. In 34 partite, 22 vittorie e 12 pareggi. Nessuna sconfitta. Per la prima volta lo scudetto coincide con un ruolino senza cadute. Nasce il Milan degli invincibili. Il trio che ha vinto tutto si scioglierà alla fine della stagione seguente, nell'estate del 1993. Gullit sentirà il bisogno di cambiare aria, Rijkaard decide di tornare a casa, nel suo Ajax, mentre l'epilogo più amaro resterà sempre la fine della favola di Van Basten. Fragile, come si è definito nella sua autobiografia, non riuscirà mai a recuperare del tutto da un intervento chirurgico alla caviglia del 21 dicembre 1992. Amara eredità di una carriera costellata di tackle ruvidi degli avversari. Poco prima di quella maledetta operazione serve 2 poker, uno in casa del Napoli, a chiudere un cerchio iniziato 6 anni prima, tanto intenso quanto apparso troppo breve, l'altro in coppa contro il Göteborg, con una rovesciata entrata di diritto nelle prodezze preferite dei milanisti e di tutti gli sportivi. Il terzo pallone d'oro nel 1992 sembrava decretare l'inarrestabile ascesa del Cigno.
E invece ad Ancona, il 9 maggio 1993, arriverà l'ultimo gol, illusione di un futuro che non ci sarà, che priverà il gioco di uno dei suoi migliori interpreti di sempre ad appena 28 anni. L'ultima partita, l'amara finale persa contro il Marsiglia, è la prima vera sconfitta di un cammino immacolato nei momenti che contano. Poi un'interminabile attesa, addolcita soltanto dal matrimonio con la sua Lisbeth, una speranza sportiva chiusa dal giro di campo del 18 agosto 1995, che scriverà la parola fine del Milan olandese. Un dolore forte per un centravanti apprezzato e rispettato da compagni e avversari. Un dispiacere altrettanto tangibile per il pubblico di San Siro, che saluta uno dei suoi favoriti, che avrebbe potuto dare ancora tanto, tantissimo, invece di dedicarsi ad altre passioni, su tutte quella di un altro manto verde, quello del golf. E forse avrebbe allungato la storia del Milan olandese, bellissimo e soprattutto vincente.